E che dire, è bellissima, cioè, boom. Wow. Bene ragazzi, prima di iniziare vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video che escono. E in primis, prima di iniziare questo bellissimo unboxing di questo Z Fold 2 5G, voglio ringraziare innanzitutto Comprotelefoni Cash e in particolare Claudio e il suo staff che ha permesso appunto di portare su questo canale questo unboxing e successivamente la recensione di questo Z Fold 2. E mi raccomando, trovate tutti i dettagli qua sotto nella descrizione, vi ho lasciato anche un piccolo banner per andare a vedere il sito internet dove potete comprare, fare compravendita, quindi comprare e vendere il vostro telefono e ottenere ovviamente o un conguaglio in contanti oppure una parte che potete spendere per prendere un altro telefono sempre direttamente da loro. E mi raccomando, aspettate la fine del video perché ho una sorpresa per voi con un simpatico e molto interessante buono sconto che potete utilizzare per comprare un telefono direttamente da loro. Quindi prima di scoprire questo buono sconto, vediamo l'unboxing di questo bellissimo Z Fold 2 che ho qua tra le mie mani e devo dire wow! Bellissimo, io amo questa serie della Z Fold, Z Flip, la serie Z dei Galaxy e che dire, è bellissima, cioè boom, la scatola è veramente bella come lo Z Flip. Andiamo subito ad aprire questa bellissima scatola e mamma mia, l'esperienza dell'unboxing che sta facendo Samsung sulla serie Z è veramente impressionante. Tiriamo su questa levetta che ci permette appunto di tirare fuori questa parte di cartone che al suo interno contiene le guide di riferimento rapido, precauzioni di sicurezza e ovviamente il pin, questo per rimuovere la SIM. Mettiamo questo da parte qui e andiamo a vedere che cosa c'è scritto subito. Cambia forma al futuro. Samsung presenta Galaxy Z Fold 2 5G, rivoluziona la tua esperienza smartphone, scopri un nuovo livello di versatilità e godi di un capolavoro di ingegneria e precisione senza precedenti. Ti diamo il benvenuto nella nuova era mobile. Ed è veramente questa la peculiarità di questi modelli di Samsung, perché sono modelli che sono ovviamente costosi, ma hanno un senso, nel senso che c'è un sacco di ingegneria che hanno implementato e ovviamente con la versione del Galaxy Z Fold, anzi la versione del Fold 1, perché non era neanche Z, non avevamo tutte queste peculiarità, o comunque nella versione di prima generazione c'erano tanti aspetti che non andavano bene, ad esempio la chiusura che era un po' così, un po' traballante, il fatto della pellicola che rovinava lo schermo, e lì c'è stato veramente un caos a livello mediatico, soprattutto con i recensori che hanno rimosso quella pellicolina che ha recato ovviamente danno allo schermo e distrutto in buona sorte in realtà tutti gli schermi delle fasi pre-release. E diciamo che è stato un prodotto un po' travagliato. E devo dire che Samsung ha dichiarato che in questa versione, ovvero la seconda generazione del Fold, ha risolto praticamente tutti i problemi che c'erano all'interno della prima generazione del Fold. Quindi andiamo a scoprire bene se effettivamente quello che dice Samsung è vero e andiamo a fare subito l'unboxing. Spellicoliamo questo bellissimo Z Fold 2 in versione Mystic Black. Come potete vedere, la prima cosa che ci dice è di non premere sullo schermo, sulla front camera, perché con elementi che sono ovviamente affilati o duri, perché potrebbe rovinare lo schermo. Mi raccomando, quando devi piegare il telefono, non metterci all'interno nessuna carta di credito o niente, perché potrebbe appunto rovinare lo schermo. Ci ricorda che questo device non è né dustproof né waterproof, quindi niente certificazioni IP, ma ancora non siamo a quei livelli di ingegnerizzazione. Abbiamo una raccomandazione di non mettere nessuna pellicola protettiva perché potrebbe appunto rovinare lo schermo, e qui parliamo dello schermo interno,
e ci avvisa che il device, il dispositivo contiene dei magneti, quindi bisogna stare attenti con carte di credito che potrebbe smagnetizzare. Andiamo subito a fare la parte più bella di questo unboxing, ovvero lo spellicolamento. Stiamo in silenzio. Wow, wow, wow. Che dire ragazzi, è veramente un gioiellino. Non so esattamente cosa dire, sono sbalordito insomma, dal touch and feeling che questo prodotto dà, è molto solido al tatto. Andiamo a fare il primo fold, quindi andiamo a piegare per la prima volta il nostro Z Fold 2. E devo dire che non ho avuto in prova quello di prima generazione, il Fold, appunto, il primo che è uscito, però l'ho provato e devo dire che la cerniera che hanno implementato, che è quella in realtà dello Z Flip, è una mossa vincente perché ha una solidità e appunto a livello strutturale permette di fare questo, quello che in realtà è la peculiarità dello Z Flip, ovvero di avere il telefono orientato in ogni singolo, grado. Quindi ottenerlo ad esempio sul nostro tavolo, utilizzando magari un'applicazione oppure utilizzando magari l'orologio col display esterno. Comunque, lasciamolo un attimo da parte e andiamo a vedere subito cosa c'è all'interno della scatola, oltre al servizio Premiere che ci permette di avere una protezione completa, gratuita. Ovviamente c'è una franchigia da pagare nel caso in cui ci fossero dei danni accidentali di un anno ed attivare entro 30 giorni dal vostro acquisto nel nuovo Galaxy Z Fold 2. Succedeva la stessa cosa con la Z Flip e devo dire che questa è una cosa in più che ci rasserena, soprattutto per aver speso 2000 e rotti euro su un prodotto e quindi insomma non sono spicci. Ecco qua all'interno abbiamo il cavo USB-C che abbiamo visto anche nella serie Note e nello Z Flip ad esempio. Abbiamo le cuffie HG e qui secondo me è una pecca perché sarebbe stato bello avere delle cuffie true wireless come le Buds Live, ad esempio quelle che sono appena uscite e soprattutto per un dispositivo che costa 2000 euro, mi sembra che insomma le cuffie sono di ottimissima qualità, nel senso che sono fatte da HG, sono in-ear, abbiamo i gommini, sono molto molto belle al tatto, abbiamo il filo in nylon, però diciamo che col prezzo che costa questo telefono, secondo me un true wireless potevano mettercele dentro tranquillamente. Ed infine abbiamo il caricatore, un super fast charging da 25 watt, lo stesso che abbiamo nella serie Note 20, quindi Note 20 Ultra, che ci permette appunto di ricaricare il nostro telefono in circa un'oretta. Oh, scusate, era un po' scivoloso. E ultima parte che abbiamo all'interno, abbiamo un'altra scatolina con all'interno, ah bene, niente, una scatolina vuota. Grazie Samsung per aver inserito questa scatola in più. Andiamo a chiudere il nostro packaging e andiamo a prendere ovviamente la star di questo video, il nostro Z Fold 2. Andiamo a fare la prima accensione, quindi andiamo a vedere un attimo strutturalmente cosa abbiamo qui davanti. Abbiamo un display molto grande, in realtà non è lo stesso display che avevamo sul Fold di prima generazione perché quello era veramente molto piccolo e utilizzarlo per scrivere i messaggi era veramente scomodo. Qui finalmente abbiamo un display che è degno di essere chiamato display, sempre un AMOLED con 816x2260 pixel, una densità pixel molto strana perché comunque è un display in 25 noni, è molto molto lungo ma è fatto apposta per il form factor di questo telefono. È un 6,23 pollici con 392 pixel per pollice di densità pixel. Frequenza di display 60 Hz, quindi diciamo un display che serve per l'utilizzo quotidiano e per l'utilizzo appunto del telefono per come è l'idea dello smartphone. Devo dire che il peso si fa sentire, sono 282 grammi, molto molto pesante, ma nel momento in cui andiamo ad aprirlo, il peso è ben bilanciato perché ogni singola parte strutturale di questo telefono è completamente bilanciata, pesa esattamente nello stesso modo, in modo tale che quando noi andiamo a tenerlo aperto con questo bellissimo display da 7,6 pollici, il peso va a scemare e quindi dividendo il peso
in entrambi i lati risulta abbastanza leggero, anzi molto più leggero della sensazione di averlo ovviamente chiuso. Abbiamo al suo interno uno Snapdragon 865 Plus, finalmente non hanno messo l'Exynos 990 come hanno fatto nella versione europea del Note 20 Ultra, ma questa è una cosa positivissima perché l'865 Plus è veramente un super processore, 12 GB di RAM implementati con 256 GB di ROM. All'interno non espandibile, andiamo a vedere cosa abbiamo. Stereo speaker qua sopra e qua sotto, ovviamente sono stati messi in due punti strategici perché ci permettono di giocare o utilizzare il nostro tablet, diciamo phablet, il nostro Galaxy Z Fold in questo modo e non andare a toccare con la parte del nostro palmo questa griglia. Queste due griglie, anzi, per sentire l'audio del nostro telefono. Abbiamo lo slot della SIM qua sul lato sinistro. Abbiamo qui sul lato destro pulsante di accensione e spegnimento che funziona anche da sensore biometrico, quindi possiamo schiacciarlo oppure possiamo inserire l'opzione che possiamo solo sfiorarlo con il nostro dito per sbloccare il nostro telefono. Leve del volume più e meno e poi abbiamo sul lato in basso USB di tipo C, microfono primario e sul lato superiore invece il secondo microfono per la soppressione del rumore. Andiamo a piegare il nostro Z Fold 2 e andiamo a vedere il display che abbiamo già visto. Il display internamente è un 7,6 pollici, me l'ho dimenticato di dirvi, in realtà qualche caratteristica molto importante. In realtà il display è 120 Hz di refresh rate, quindi Samsung è riuscita a fare veramente l'impossibile, è riuscita a mettere un display flessibile da 120 Hz in un form factor così piccolo e devo dire che questo Z Fold 2 secondo me sarà un bellissimo telefono da avere, da utilizzare, soprattutto nella vita di tutti i giorni o per chi ha bisogno appunto di un display grande ma non vuole portarsi dietro un tablet. Andiamo a vedere poi ovviamente due fotocamere, abbiamo nella parte interna 10 megapixel qua dentro, un'altra 10 megapixel che è la stessa qua fuori ed è la stessa in realtà del Note 20 Ultra e poi il comparto fotografico che rimane un pochino anche questo che sporge come il Note 20, ovviamente meno del Note 20 Ultra perché non abbiamo il teleobiettivo quello periscopico, ma abbiamo una serie di fotocamere da 12 megapixel di cui quella normale che è la principale e quella teleobiettivo e mi è partito automaticamente il controllo vocale, però vabbè, andiamo avanti. Stavo dicendo 12 megapixel e 3 fotocamere, la principale e quella teleobiettivo da 2x sono ottiche stabilizzate, la terza che è quella ultra wide non è stabilizzata, ma di solito la ultra grandangolare non è mai stabilizzata, flash LED. E poi ovviamente questa bellissima cerniera che abbiamo tra vetro e acciaio che viene tutto insomma riflesso dalla luce che abbiamo, è veramente un gioiellino avere in mano. Questa cerniera, se l'ordinate via internet, potete anche sceglierla con colori differenti, c'è sia la versione silver, argento, rosso, blu o gold, più sul giallo, e appunto potete scegliere la versione questa che è la Mystic Black o la Mystic Bronze. Con la cerniera che più preferite. Bene ragazzi, anche per oggi questo video unboxing finisce qui. Se avete qualsiasi curiosità riguardante questo Z Fold 2, mi raccomando, non dimenticate di iscrivermi qua sotto nei commenti, io sarò felice di rispondervi. Vi ricordo le pagine di Facebook e Instagram, sempre disponibili per tutti gli aggiornamenti. Inizierò a fare delle stories direttamente da questo Z Fold 2 nelle prossime ore, anzi giorni. E vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al canale, attivare la campanella per tutti gli aggiornamenti perché uscirà la recensione prossimamente lunedì o se riesco anche un pochino prima, adesso vediamo, però di solito la faccio sempre uscire lunedì la recensione, adesso probabilmente uscirà lunedì prossimo di questo Z Fold 2. E infine ringrazio Comprotelefonicash per aver permesso questo unboxing e vi ricordo, come vi ho promesso all'inizio del video, c'è un buono sconto utilizzabile su qualsiasi telefono, ad esempio questo Z Fold 2 che è in vendita
non al 2049 che trovate il prezzo standard in giro, ma a 1900, che scenderanno di altri 50 euro come tutti gli altri telefoni che potete comprare direttamente sul loro sito, semplicemente menzionando Life and Tech nel momento in cui acquistate o chiamate per qualsiasi tipo di informazione. Quindi mi raccomando, per qualsiasi chiarimento vi lascio tutti i dettagli qua sotto in didascalia per andare a vedere il loro sito e soprattutto se volete comprare il telefono, questa potrebbe essere una buona opportunità avendo comunque un 50 € di sconto che non è in realtà poco e potete utilizzarlo appunto su qualsiasi telefono che vedete sul loro sito. Bene ragazzi, anche il video di oggi finisce qui, un saluto da Life and Tech e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!